A winning mentality, like Rome, as they say, isn't built in a day. The solid win against Juventus was the latest stage of Milan's progress, a period of reconstruction begun three seasons ago. On October 9th, the architect of this development celebrated his third anniversary as coach of a united Rossoneri team. Tre anni pieni di emozioni, pieni di lavoro, di collaborazione in un grande club e soprattutto di un percorso insieme ai miei giocatori che ci vede continuamente con l'idea e la mentalità di continuare a migliorare e continuare a crescere, quindi sicuramente tre anni molto, molto positivi. La fortuna di un allenatore è trovare dei dirigenti competenti, dei dirigenti che ti sostengono, dei dirigenti che ti consigliano, dei dirigenti con i quali ti confronti, discuti, e credo che Maldini e Massara siano una coppia perfetta, quindi mi sto trovando molto bene con loro. Poi è chiaro che il fatto di lavorare insieme a tre anni significa conoscersi meglio, significa rapportarsi sempre meglio, ma sia per me sia per la squadra la loro presenza è molto importante. Rafael Leão, away from Ferrari, still Rafael Leão, Olivier Giroud does it again, and Milan now are marching towards the Scudetto. Sono sempre stato molto fiducioso, soprattutto perché il club mi ha messo a disposizione un organico dei giocatori con molto potenziale, con molto talento, quindi quando riesci a abbinare al talento, alla potenzialità, disponibilità e voglia di crescere e migliorare, è chiaro che devi puntare in alto. Poi siamo il Milan, era giusto cercare di tornare a vincere qualcosa, e il fatto di esserci riusciti l'anno scorso sicuramente ci ha dato grande soddisfazione. La vittoria dello Scudetto per un gruppo così giovane sicuramente ci ha dato più consapevolezza delle nostre qualità, del nostro modo di giocare, del nostro modo di stare in campo, questo sì, poi che siamo diventati un obiettivo per i nostri avversari è altrettanto vero, per questo che dobbiamo continuare a pensare di alzare il nostro livello se vogliamo competere per vincere ancora. Il tatuaggio è questo, è da una parte del mio corpo molto importante e il prossimo speriamo di aggiungerlo alla prossima stagione. Milan's triumphant Scudetto race last season had more than one turning point. One of them, perhaps less celebrated than the derby win against Inter, was the Rossoneri's trip to Verona on the third to last match day. Lazovic, he can cut it back. There's surely a goal. Faraoni with the opener. Sappiamo di avere solamente un risultato a disposizione per poter pensare di vincere lo scudetto e credo che soprattutto lì la squadra abbia dimostrato di essere una squadra forte, soprattutto dal punto di vista mentale. È chiaro che nella trasferta a Verona andare sotto non è stato facile, ma i ragazzi hanno sempre creduto nelle loro qualità, hanno sempre creduto nel modo di stare in campo e quindi abbiamo avuto la capacità, la voglia, la caparbietà e la determinazione di rimontare i risultati anche che sembravano difficili. Now Milan prepare to return to Verona, the next critical step in their title defense. Pioli knows the mental side of the game will be crucial. La trasferta di Verona è sempre una trasferta difficile da preparare, una squadra sempre molto, molto fisica, molto intensa, quindi difficile da superare. Abbiamo le nostre carte da giocare, abbiamo le nostre qualità da mettere in campo, ma sarà sicuramente una partita da preparare molto bene perché le difficoltà ci saranno. Lazovic, now Lasagna, gets the contact, Doig! Credo che il compito di un allenatore sia quello di motivare, di stimolare i propri giocatori usando tutti i mezzi che ritengo quelli più adatti. Conosco bene il gruppo, conosco bene le sensazioni dei miei giocatori, conosco soprattutto le partite e le esperienze che andiamo a affrontare. Devi essere pronto per cercare di portarli al massimo la concentrazione perché siamo chiamati quest'anno veramente a un impegno molto, molto importante, molto stimolante, motivante, quindi si cerca sempre di essere al massimo delle nostre possibilità.